Era aspettata dall'innominato con un'inquietudine, con una sospensione d'animo insolita. Cosa strana, quell'uomo che aveva disposto a sangue freddo di tante vite, che in tanti suoi fatti non aveva contato per nulla i dolori da lui cagionati, se non qualche volta per assaporare in essi una selvaggia voluttà di vendetta, ora, nel metter le mani addosso a questa sconosciuta, a questa povera contadina, sentiva come un ribrezzo, direi quasi terrore. Da un'alta finestra del suo castellaccio guardava da qualche tempo verso uno sbocco della valle ed ecco spuntare la carrozza e venire innanzi lentamente, perché quel primo andar di carriera aveva consumata la foga e domate le forze dei cavalli. E benché dal punto dove stava a guardare non paresse più che una di quelle carrozzine che si danno al balocco i fanciulli, la riconobbe subito e si sentì il cuore batter più forte. Ci sarà? Pensò. E continuava tra sé: che noia mi dà costei, liberiamocene. E voleva chiamare uno dei suoi sgherri e spedirlo subito incontro alla carrozza e ordinare a Nibbio che voltasse e conducesse colei al palazzo di Don Rodrigo. Ma un no imperioso che risuonò nella sua mente fece svanire quel disegno. Tormentato però dal bisogno di dar qualche ordine, riuscendogli intollerabile lo stare aspettando oziosamente quella carrozza che veniva avanti passo passo, come un tradimento, che so io, come un castigo, fece chiamare una sua vecchia donna.